Salve a tutti e bentornati qua con la nostra amica Ryan e la nostra Gotham City. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Ci mancava un po' Gotham, ci mancava. Sì, assolutamente. Ci mancava, ma voi non mancate di iscrivervi al canale, assolutamente. E che questa video recensione è in collaborazione con la pagina Facebook Arrowverse Italia. Trovate il link in descrizione. Poi, Andrea, cosa devono fare i nostri amici? Vabbè, prima di tutto ora sono apparsi tutto intorno a noi tutte le nostre pagine social che trovate anche in descrizione, quindi andate, consultatele, mettete un mi piace, seguitele. Troverete anche in descrizione il canale Twitch dove ci sono sempre più rubriche. È di qualche giorno fa il trailer di Nerd che troverete su Twitch Bellissimo il trailer. a cui vi potete abbonare con il vostro account di Amazon Prime, quindi assolutamente zero spese, ed abbonandovi avete anche l'opportunità di entrare a far parte del gruppo esclusivo Latticini di Nerd su Telegram, dove anche in questo caso settimanalmente ci sono dei contenuti esclusivi indirizzati agli utenti iscritti. Altrimenti c'è comunque il canale aperto a tutti, farcitori di bomboloni che trovate comunque sempre in descrizione. E se non volete, se no, ma adesso non è così, però voglio comunque contribuire per il canale, trovate anche il link PayPal. Esattamente, ma novità delle novità, che forse magari tu non sai, è che ora ci si può abbonare anche dal gruppo Telegram Farcitori di Telegram. Bombolone. Esattamente, costa meno di una sub di Twitch, quindi se avete Twitch e volete darlo con Amazon Prime non è un problema, ma se volete comunque avete dato il vostro Prime a un altro creator che magari se lo merita più assolutamente più di me, senz'altro, e di noi. Potete abbonarvi anche attraverso il gruppo Telegram Farcitore di Bomboloni facendo slash link e poi dopo le informazioni arriveranno. E con comunque sempre con l'account PayPal. Va bene, Andrea, dai, bandala perché io questa puntata sono abbastanza carico, eh. Anche io, però prima vi beccate la sigla. Allora, Andrea, Batwoman, stagione 2, episodio 12. Siamo già arrivati più della metà. Sai, ragazzi, ormai abbiamo finito Batwoman. Sì, praticamente siamo arrivati a quanto? Più della metà. Sì, e la storia si infittisce. Cioè, qua io non so dove voglio andare a parare. Anche perché tutte le nostre speculazioni sono andate in vacca. Cioè, quasi tutte, diciamo. Perché il buon Jacob Kane non è ancora morto. Però se, lo aspettiamo al varco e vediamo. La puntata inizia con Roman Sionis, ovvero Black Mask, che si toglie la maschera. Si toglie la maschera davanti alla nostra cara Enigma e a una tizia tutta bardata. E la tizia tutta bardata, sfigurata, è la nostra cara Kate Kane. Esatto, che ora è interpretata da Wallis Day anziché Esattamente, da Ruby Rose. e lei dice: io mi chiamo Kate Kane, sono figlia di Thoth. No, credo comunque mi chiamo Kate Kane. Enigma cosa fa? Le fa credere di essere la figlia perduta di Roman Sionis, di Black Mask. Quindi, una volta che lei fa il suo incantesimo, la sua manipolazione mentale, da quando batte Due quel colpi di staffa, sì. Saionis, esattamente, da lì sarà Circe Saionis. sì. Ti fanno capire che non è che lei semplicemente con il bastone, c'è stata tutta una serie di sedute che è arrivata. Ricordando però la fine della puntata scorsa, dove lei con alcune parole aveva, diciamo, invertito questa specie di alla fine è un'ipnosi. E credo che anche in quel caso questo processo si sarà reversibile, quindi probabilmente magari con qualche colpo di staffa, eccetera, c'è. Però mi è piaciuto il fatto che sono stati piuttosto furbi per due cose. Uno, hanno giustificato il cambio di voce dell'attrice, perché ovviamente non Sì, avrà la sua voce, esattamente. dicendo che comunque vada stato danni alla laringe, il fatto che l'hanno strozzata e quindi la voce ora risulta diversa, e comunque vada anche danni, anche perché c'è stata una sorta di
combustione anche danni ai tratti somatici. Quindi al momento la vediamo con una maschera e Roman Sionis spiega che è una tradizione della loro famiglia avere queste maschere funebri, una tradizione che ti raccomando. Però nel frattempo così tengono sia la voce che la faccia di Kate Kane completamente oscurata e non me l'aspettavo, perché credo invece che la mandassero in giro in maniera un po' più, Creepy. posso dire, evidente, evidente, cioè magari con del trucco per cui non riconoscibilissima, però tu vedevi chi era, invece così è veramente molto molto creepy. Altro che Fantasma dell'Opera che aveva sempre quella maschera, quella Esatto, io maniera. credo che a fregare, cioè ad allarmare i nostri amici eroi sarà il DNA. Cioè, sicuramente qua, quando entreranno in contatto col DNA, diranno: cazzo, questo è il DNA di Kate. Come cazzo fa a essere? Questa è Kate. Comunque ci arriveremo magari più avanti. Adesso siamo solo all'inizio. E all'inizio vediamo la nostra cara Batwoman, e la nostra cara Sophie. Che comunque Sophie cerca, perché il nostro pirla di turno, Tavarov, sta cercando, perché ha raccattato il sangue di Batwoman, lo manda a analizzare, fra poco sapremo chi è la Batwoman 2.0. E Sophie sta cercando di... lei sa, lei ha capito chi è Batwoman, infatti lei sta cercando Ryan come database, confronta le due foto Batwoman Foto. e capisce, non è... cioè, a parte che ci è arrivato un po' dopo, però vabbè, diciamo che... e Sophie cerca di nascondere Ryan, cioè Esatto. di non farla smascherare. Esatto, sta cercando in tutti i modi di sabotare questo identikit, sapendo che è Ryan Wilder e sa al 100% che il suo DNA è schedato, altrimenti Esatto. fosse stata, che non so se quello di Kate Kane è schedato, ora sì, perché ho tutte le ricerche che hanno fatto, anche il suo, però originariamente non credo fosse andata in prigione o niente di che. Però quindi diciamo che lei fa tutto questo. Ma in realtà Sophie in questa puntata mi sembra, non so come tradurlo, però sembra colei che conserva tutti i segreti. Ci arriveremo dopo, però adesso lei piano piano conosce tutto, sa tutti i segreti di tutto il mondo. Esatto, perché chiamerà Batwoman al Batsegnale e le dirà che stanno analizzando su quando. Quindi fa: se sei schedata, perché lei non le dice che lei sa chi è. Quindi fa anche la furfa, cioè il doppio triplo gioco, poi dopo ne fa un altro. E quindi questo, lei spinge comunque Ryan a dirgli: guarda, io sono lei. E invece no, Ryan non lo fa, perché di Sophie non si fida. Assolutamente, perché l'ha già fregata. Dall'altra parte abbiamo Ocean e Alice che fanno robaccia. Hanno fatto robaccia. Hanno fatto robaccia, Hanno sì. fatto robaccia. Alice, però, diciamo che col suo caratterino se le vuole svignare. Se le vuole svignare, ma viene sopraffatta da queste false face, questi sgherri di Black Mask che stordiscono Alice e rapiscono Ocean. Rapiscono Ocean perché? Perché deve ricreare la Snake Bite. La sola Angelique non basta. Perché Angelique comunque è un po', diciamo, Gli mancava qualche indizio per gli manca completare la qualche. ricetta. Esattamente, quindi serve Ocean. È palese che una volta che loro sono alla ricetta, Angelique e Ocean fanno una brutta fine. Anche perché quando dopo rivedremo Angelique e Ocean all'opera per fare la Snake Bite, c'è il tizio che riprende come un video ricetta di YouTube, come la prova del cuoco praticamente. Esatto, MasterChef, il tutorial come fare la snake bite, 20 grammi di questo. Esatto. E quindi è palese che dopo, una volta che hanno ripreso la ricetta, dopo questi facciano una brutta fine. Ryan è comunque sempre intenzionata a prendere A salvare a salvare Angelique. Angelique, quindi va da queste false face, ma la trova Alice, perché Alice gli sta facendo parlare, li ha torturati, uno gli ha dato fuoco, non ho ben capito cosa abbia fatto, uno è impalato, l'altro buca li ha massacrati per farsi dire dov'è Ocean. Sophie
assolutamente, perché una volta che Enigma gli ha risvegliati i ricordi, lei ha provato questi sentimenti per il nostro Ocean, assolutamente. C'è da dire che io ho riso tantissimo perché lei quando va, comunque va per illustrare tutti i covi di questa False Face Society, appena arrivano che vedo così, dico, c'è Alice che già è arrivata. Quindi mi piace che nonostante lei abbia ricordato chi fosse, comunque vada, non ha dimenticato i suoi metodi. E in questa puntata, diciamo che secondo me l'attrice si è divertita tantissimo perché ha cambiato diverse sfumature di interpretazione, cioè è molto innamorata quando la si vede che si sveglia, che è abbracciata a Ocean, eccetera. Poi tic, gli parte il tic per diventare pazza e dopo comunque capisce che è talmente legata ad Ocean che non proprio esita a veramente massacrare e vediamo che i suoi metodi di convincimento sono molto, diciamo, funzionano bene, ecco. Esattamente, perché questi le dicono dove tengono Angelique e Ocean. Infatti, Batwoman non c'era arrivata, Ryder c'era arrivata fino a qua. E quindi c'è questa sorta di, diciamo, temporanea alleanza, anche perché Alice la obbliga e la deve portare con lei, perché lei dovrà salvare Ocean e quindi tu, Ryan infatti le dice, ma tu hai qualcuno da portare via? Fa sì, ho qualcuno da portare via e lei dovrà salvare Angelique. Intanto c'è Alice che la prende per il culo per la storia di Angelique e va a scipollare sulla Batmobile. Quando va a scipollare che gli fa far partire l'autodistruzione, tutte quelle cose lì, è stato Sì, bellissimo. anche il sedile che Sedile. sì. Che è molto strano, che solito la Batmobile è sempre una monoposto, no? Tranne nella serie degli anni 60, perché era appunto per due, perché serviva anche Robin. Quindi questa nuova Batwoman, che è molto cheap, però funziona bene quando devi portare un passeggero. E loro due al volante, cioè, mi hanno fatto proprio morire dal Sì, ridere. lei poi Alice cerca modo di stuzzicarla, di prenderla Fenomenale, per il culo. fenomenale. È bellissimo, è bellissimo. Arrivano nel posto e cercano di attuare questo piano. Alice dovrà distrarre le guardie, le sentinelle e poi Batwoman le dovrà fare fuori. E Alice suona il clacson della Batwoman. Ho riso un quarto d'ora. Perché tu devi, cioè, effettivamente quello che fa ha senso perché tu mi chiedi di trovare un modo per distrarre l'attenzione e ha funzionato. Esattamente. Dall'altra parte torniamo alla nostra cara Sophie, perché Sophie è preoccupata, cioè lei vuole tenere all'oscuro l'identità di Batwoman e non vuole fare sgabbare la nostra Ryan. E interviene Mary. Interviene Mary che grazie a Luke ha creato una chiavetta USB. Loro creano sempre delle chiavette USB. Che cazzo hanno tutti questi cazzo di programmi? Creerà un... Sono economiche. Esatto, sì, probabilmente sì. E dovrà inserirla in un computer di livello 1, cioè un sistema di livello 1, che l'unico che ha il sistema di livello 1 è il nostro caro drogatello papà di Kate, Jacob Kane. E quindi cosa fa Mary? La distrae, lo porta fuori. Tra l'altro prima c'era stata una discussione tra Sophie e il capitano, perché comunque lui è fatto di snake bite, quindi è poco lucido. Quindi Mary porta via... È talmente poco lucido che decide di farsi tranquillamente nel suo ufficio a vista e molto ingenuo. Diciamo che effettivamente sta perdendo la brocca perché cioè, un poliziotto di quel calibro ti droghi, ma ti droghi a casa. Cioè, invece lui proprio palesemente è lì e quindi Sophie Questo arriva era che un lui sarà piano appena di fatto. Psionics, di Black Mask, per metterlo fuori Sì. gioco. Assolutamente. E sta perdendo la brocca e probabilmente perderà anche la vita. Comunque, vediamo Mary portare via suo padre. Io credevo che lo portasse fuori a pranzo, comunque così. E Sophie intrufolarsi nell'ufficio e cercare di inserire questa chiavetta USB per cancellare i problemi di Ryan. Cioè, cancellare i problemi di Ryan, nel senso di riuscire a disintegrare l'identità di Batwoman. Quando sarà uploadato il DNA che ha rilevato Tavaroff, Sophie dovrà cliccare sull'immagine e poi dopo sparirà. Cosa che però viene fatta. Non funziona, perché Tavaroff, furbo, ne ha caricate centinaia di migliaia. Quindi non sa qual è il DNA, non sa qual è la cartella del file di Batwoman.
L'aveva capito Tavarov che quel culo lo voleva, cioè lui era proprio, cioè sembrava proprio, Sì, cioè non voleva intoppi e quindi lui ha cercato un attimo di far così. Quindi di depistare. Sophie, se cancella tutto, cancellerà anche gli archivi di stupratori, assassini, quindi metterà in fuga, diciamo in libertà, anche questi criminali. E quindi Sophie non se la sente. Non se la sente. E però fa un'idea, probabilmente ha cancellato proprio la filina penale di Ryan. Io credo che abbia fatto così. Di quanto ho capito io, non la fedina penale, cioè ovviamente il problema è che nel momento in cui c'è stato l'upload del DNA che era stato alla fine tradotto dal sangue di Batwoman, questo veniva caricato sulla banca dati in cui ve e veniva paragonato a tutti quelli presenti nella banca dati. Sugli schedati. Ovviamente loro credevano, sì, ma anche magari qualcuno che magari l'avevano anche preso, insomma, dall'ospedale che in qualche maniera era in questa, perché parlo proprio di banca dati nazionale, dove praticamente trovi anche gente che magari sta dall'altra parte della nazione. E il fatto è che comunque vada, ne hanno uploadati tanti allo stesso momento, e ovviamente non è che c'hanno nome e cognome, ma è semplicemente un codice, quindi può essere chiunque. Quindi quello che fa Sofia è una cosa molto furba, che in teoria magari anche Luke ci poteva pensare. Lei, sapendo a chi corrisponde quel sangue, va a cercare il file di Ryan con il suo DNA e va a cancellare. Quindi, non essendoci più il DNA di Ryan, quando vanno a fare il confronto, non trovano nessuna corrispondenza, perché l'unica corrispondenza che poteva funzionare è stata cancellata. Quindi diciamo che se Sophie non avesse conosciuto l'identità di Batwoman, non avrebbe potuto fare. Però diciamo Esattamente. che è stata una cosa piuttosto sveglia, perché ok, qui non posso cancellare tutto perché altrimenti non continueranno le indagini per prendere dei ladri, stupratori, eccetera. No, so che è Ryan, cancello il suo Però e. questa cosa, cioè, porterà più sospetti di Tavarov su Ryan, anche perché questa magari non esiste. Come cazzo fa a non esistere questa? Come hai detto tu, magari non è mai stato all'ospedale, non ha un'assicurazione, non ha nulla. Cioè, come questa come fa? Quindi, cioè, vuol dire che qualcuno ha cancellato le sue. E non fai Probabilmente, anche presto a perché fare 2 più 2, si vede che comunque tra Sofia e Tavaros, cioè, ma anche perché lei poi, secondo me, è stata anche lì. Vabbè, non è che andiamo ad analizzare le cose. Cioè, lei sta lì, cancella la cosa, poi precipita giusto semplicemente per ridersi alle fonte a Tavaros, però deve tornare perché comunque vada, sono ancora presenti tutti i suoi movimenti che ha fatto il computer di Jacob. Cioè, se fossi stata lei, prima avrei pulito tutto quanto così nessuno poteva ri risalire a me, anziché andare a. Quindi io immagino anche che magari non abbia pulito tutto e quindi Tavarov possa trovare tracce di lei che si è intrufolata nel sistema informatico. esattamente. E qua vediamo Sophie sgamare la Snake Bite, le siringhe di Snake Bite nel cestino del nostro caro vostro caro Jacob Kane. Sì, che anche qui, cioè, ritorno prima, c'è, cioè, la signora delle pulizie, poi la trova. È vero che loro possono sempre dire era una cosa che abbiamo trovato, eccetera, l'ho buttato lì. Esattamente. Torniamo, quindi sa già troppi segreti. Sophie ha già le mani in pasta ovunque, sa che è Batwoman, non glielo dice. E sa anche chi fa parte del team, perché quando Mary si arriva da parte di Luke, cioè sa che Luke lavora con Batwoman, ora Mary sa questa, fa 2 più 2, per quello che io prima dicevo, che ormai lei è questa praticamente detentrice di segreti, perché sa tutto praticamente. Sa tutto di tutti. E torniamo dai nostri amici, perché ci sono Alice e Batwoman che comunque stanno discutendo su chi deve andare, comunque i piani, e Batwoman manetta Alice. Manetta Alice in modo che lei non gli metti i bastoni fra le ruote. Va là, ma viene sopra, a parte che mette al tappeto qualche tizio, però mentre hanno finito di girare, perché loro stanno finendo di girare le ricette della Snake Bite, il tizio spara Ocean. Spara Ocean, non lo ammazza, lo ferisce, quindi lui è anche tranquillo. Io credo che lui comunque se la cava, è già la seconda volta che se la cava abbastanza bene, però credo che anche lui lo faccia da bella fine, alla fine della serie. Io lo vedo più, non lo so.
E finalmente riesce a portare in salvo Angelique. Il problema è che viene attaccata da Circe Saiodix, che altri non è che Kate. Quindi c'è questo scontro tra la nuova Batwoman e la vecchia Batwoman. C'è questo scontro, vediamo che comunque Circe se la cava abbastanza bene, usa due coltelli, due sciaboline, non ho ben capito cosa sono. Sta per essere sopraffatta, ma interviene Alice, che con la forcina si era liberata e quindi dà una mano a Batwoman. C'è questo due contro, praticamente c'è sorella e nuova Batwoman contro Kate, c'è questo bel triangolo che ovviamente loro non sanno che è Kate, perché sapessero se che è Kate, quindi Quindi sarebbe giustiziere, giustiziere contro giustiziere, sorella contro sorella, Batwoman 1.0 con Batwoman 2.0, quindi alla fine diventa un po' un casotto. Poi già in teoria Circe aveva già incontrato sì. Alice prima, e cioè, effettivamente anche in questo caso c'è finalmente il rincontro delle sorelle, solo che nessuna delle due sa Sa chi chi è è l'altra, l'altra. esattamente. E alla fine lo scontro si termina in una maniera inaspettata, perché c'è Circe che sta per ammazzare Alice. E cosa ha fatto? Cosa dovrebbe fare Ryan in teoria? Tanto ha fatto scappare Angelique e Ocean, e quindi loro sono in salvo. Io mi aspettavo che intervenisse su Alice, e invece gli dice di no, fa, io non dimentico. Tu hai ammazzato mia madre, e quindi io ti lascio alla sorte della tizia. Ma io in teoria E già io ero credevo che rimasto l'ammazzasse. stupito, ma io ero già rimasto stupito del fatto che l'avesse ammanettata. E quando va via, gli dice: sì, salverò Ocean da te. E perché dice io non dimentico, quindi già questa cosa qua mi aveva un pochettino stupita. In quella scena là immaginavo che comunque vada lei avrebbe agito per mettere KO Circe e salvare Alice, invece proprio se ne frega, No, se e più che ne frega. altro abbiamo visto per la prima volta Alice chiedere pietà. Perché gli ha detto: io mi ricordo di tua madre, si chiamava Cora, aveva i capelli corti, maglione, viola. Viola. Mi ricordo. Raya, io, cioè, lei credevo che gli desse una mano, invece proprio no, si è proprio sbattuta. E Alice lì chiedeva pietà, chiedeva aiuto. È la prima volta che io la vedo chiedere aiuto e chiedere pietà. Ma a me piace, è piaciuta questa cosa qua perché mi aspettavo, ok, ora lei sta facendo la dura, fa in modo di dire no, comunque ora mi voglio vendicare, e nel momento in cui Alice invece rivelava che si ricordava della madre, diciamo, avrebbe fatto breccia nel suo cuore e l'avrebbe liberata. Invece no, invece no. E quindi proprio è stata abbiamo visto, perché finora era una Batwoman molto, tra virgolette, angelica, senza fare battute per Angelique, però comunque vada molto protesa a salvare chiunque, indistintamente. Invece in questo caso prende una decisione di vendetta, come nella stagione precedente abbiamo visto anche Kate nei confronti del dottore che aveva praticamente segregato Alice, diciamo, messa in quel Beth. cammino che poi l'avrebbe trasportata, cioè avrebbe trasportato Beth a diventare Alice. Lì, anche in questo caso, diciamo, la morale, i sentimenti, il desiderio di vendetta prevale con la morale. E non me lo aspettavo, non me lo aspettavo, però mi è piaciuto. Cioè, mi è Anche piaciuto vedere una Alice che anche quando parla, perché comunque ora sì, la vediamo sopra le righe anche quando scherza, dai, dammi un batarang, eccetera. Però alcune volte gli fa anche dei discorsi in cui mette a confronto lei essere un eroe, Batwoman e lei essere un anti-eroe, quindi già neanche esatto, si definisce un villain. Lei dice tra anti-hero e hero. Soltanto che in questo momento qua è stato contrario, perché in questo caso è diventata Batwoman, in questo frangente è diventata un anti-eroe, che non ha assolutamente fatto l'eroe. E mi è piaciuta che c'è stato questo swap che non mi aspettavo, ma mi è piaciuto un sacco. esattamente. E comunque finisce, l'ammazza, no, non l'ammazza, non l'ammazza, perché la porta al cospetto di Black Mask. Black Mask le dice, fa ammazzala, che tanto non ci serve, ma ha dei piani. Alla fine interrompe
Tra l'altro sarebbe stata la sorella ad abbazzare l'altra sorella. Interrompe Circe, che poi è Kate, le dice: no, fa, mettila in gabbia che ci serve per domani mattina, che dopo devo fare qualcosa. Non ho ben capito cosa vuol fare Black Mask. Io quello che mi veniva in mente, comunque vada, cioè Saionis conosceva Alice e conosceva la gang del Le Benedette. Wonderland. Visto quanto conosce anche Jacob, io credo che sappia che in realtà Che siamo Alice qualcosa di è la famiglia, sorella. che la mela Quindi marcia magari sia gli ha venuto in mente Jacob. qualche altra cosa. Che secondo me magari questa volta non sia Alice aver fatto qualcosa che non vada, come aver ammazzato comunque la madre di Ryan, ma che sia stato Jacob avere messo, diciamo, fra virgolette, tra l'altro c'è questa storia della figlia, che secondo me non è stata Batwoman, ma è stato Jacob ad ammazzarla. Io sono dell'idea. Potrebbe essere perché comunque vada di quanto conosciamo finora, Black Mask vuole vendetta su Batwoman perché l'ha ucciso la Io figlia e credo quindi ha fosse una figlia rapito. piccola. E invece una figlia grande, adulta. Perché quando all'inizio le ridà la maschera e dice: fa, guarda, sei fuggita da Arkham. Quindi lei era comunque. Probabilmente era una criminale. E quindi Batwoman nello scontro l'ha uccisa. Comunque l'hanno trovata morta. E sicuramente c'è stato uno scontro Batwoman-Cordy. E Jacob ha sparato il colpo Potrebbe finale. essere, perché comunque non era come Mary ci ha ricordato diverse puntate fa, la regola numero uno di Batwoman era non uccidere, quindi Batwoman non l'avrebbe uccisa, magari l'avrebbe semplicemente messa a KO. Però uno dei corvi, abbiamo visto che i corvi non si fanno scrupoli ad uccidere, quindi è probabile che serva per questo motivo qua. Però è una delle cose che non mi aspettavo di questa puntata, cioè il ritorno di Kate Kane come assassina e come ennesima villain. Cioè, mi aspettavo che l'avrebbero utilizzato più per a livello psicologico, cioè un'arma psicologica nei confronti di Alice, di Jacob, e non farla impersonare la figlia perduta, andando a prendere il corpo di quella che lui crede sia stata l'assassina della figlia e tramutarla in una killer, perché comunque vada, lei è stata mandata da Black Mask qua per aiutare la gang delle Failed Faces e gli dice ammazzalo. Quindi, cioè, praticamente ormai è diventata un'assassina. Esattamente. Quindi finisce, la puntata finisce, dopo c'è un punto dove ci dovremmo tornare. La puntata finisce con Ryan che apre la porta, trova Angelique, amica mia, Batwoman mi ha salvato, grazie, ben aspettato, così, vieni con me nella protezione dei testimoni. Perché adesso si fida, non ho ben capito il perché, prima lo si fidava, adesso si fida, vieni con me. Tu non hai più nulla da dire e Ryan rifiuta, perché ovviamente lei ha l'incarico di essere Batwoman, quindi di proteggere la città. Lei tira fuori la storia del centro sociale, voglio migliorare la città. Angelique dice che Gotham è una fogna, effettivamente non ha tutti i torti. E alla fine si dicono addio. Sì, si dicono addio. Ce la siamo tolti, Angelique. Credo che è una situazione alla Julia Pennyworth. Ogni tanto trovano una scusa per non farla apparire per diversi episodi. Non che Angelique finora mi abbia colpito in particolar modo. Cioè, nel senso che è uno di questi personaggi, diciamo, mi dispiace perché mi piace come interagisce con gli altri. Finora è stata funzionale per la trama, sia per dare un background a Ryan, ma anche per intrecciarla con tutta la storyline della Snakebite, Ocean e Ocean che si rifà a Coriana e a tutto quello lì che è stato nella prima parte della serie. Quindi sembra che comunque ormai la sua funzione È finita, è finito il l'abbia turno. svolta. E tirare, cioè, buttare fuori Angelique come era stata buttata fuori Giulia qualche puntata fa è per creare, diciamo, questa zuppa tra Sophie e Ryan, perché credo che si andrà ad andare a quella parte, perché Però ora Giulia che aveva il suo Sophie con pensiero. Giulia qualche cosa pensavano, sai, due ex di un ex in comune, eccetera. Ryan sembra comunque legata diciamo, per sempre con Angelique.
E ora invece si trovano entrambe solenghe. Poi con il fatto che Sophie rivelerà di sapere la sua identità, quindi secondo me le hanno buttate fuori per poter proseguire con questa storia qua. Eh sì, anch'io temo. E ce ne saranno delle belle. Vedremo delle, diciamo, cannottate. Probabile, probabile. Perché secondo me Sophie andrà a lavorare al bar di Mary anche lei. Perché credo che rischia il licenziamento. Se Tavaroff, diciamo, raccoglie le prove che lei si è intromessa, quella viene licenziata Tra l'altro sul il tronco. padre è fatto come una piglia e quindi non capisce neanche, non sa neanche dov'è. Infatti è una delle scene finali a proposito del padre drogato. Ecco, veniamo al fatto di Mary e del padre. Mary ha riaperto legalmente la clinica perché lo porta là. Quanto gli è costato? Spiegami quanto gli è costato riaprire. Ha detto, però lo ha detto con impegno e tanti soldi. Proprio l'ha Spiegami sta detto. povera ragazza, a parte che c'ha due treccine adesso, non ho ben capito cosa gli abbia messo. Spiegami sta ragazza che, a parte cacciar fuori dei soldi, cosa serve? Povera, però li ha tirati fuori per, diciamo, fare quello che lei ama fare. Quindi. Sì, però, porca miseria, cioè, è proprio un bancomat ambulante questa. Questa è infinita la cosa. Cioè. Tra l'altro, nel dialogo scusate, Mary, Sophie, ha detto: ma c'è Luke, usciamo ogni tanto. Qui, secondo me, Sophie ha pensato: fa, ma sti due, non è che magari fanno robacce. Ecco, io ho una storia fra Mary e Luke, diciamo che la vedrei abbastanza bene. Probabile, probabile. Con Luke, che è un povero tonto, probabilmente. Anzi, senza neanche probabilmente, e Mary che comunque Luca sfrutterà il suo potenziale, ovvero i soldi. Cioè, questa gli compra tutto quello che. Ma povera, Ma povera. dai, povero, è vero. Cioè, io credo che non abbiano sfruttato mai una persona così tanto in una serie TV. Cioè, questa caccia milioni ogni puntata. Sì, io però, come ti ho detto la settimana scorsa con Supergirl, non diciamo, ignorerei troppo ora Lina Luthor nel team dei superamici, Ma perché questa. anche lì credo che la mungeranno abbastanza, non solo per l'alcol costoso, ma anche per altro. Ecco, qua almeno non bevono. Ma qua vanno. Fanno, mettono su centri sociali, bar, appartamenti attici. Qua si accontentano. Ci vuole qualcosa di più. Macchine, la Porsche l'altra volta, che Sì, la era la Porsche, Porsche, è sì. vero, è vero. Che non, poveraccia, nella puntata scorsa sono manco vista, Mary. E ha tirato fuori i soldi lo stesso. Sì, però diciamo che tutta la storia della clinica, oltre a vederla comunque vada lei soddisfatta, orgogliosa di quello che aveva fatto, è comunque vada ad avere l'approvazione del padre per continuare ad operare. Nonostante che il padre si renda conto che lei comunque continuerà a fare tutto quello che ha fatto in completa illegalità, perché comunque vada, sì, arriva magari un criminale con un colpo d'arma da fuoco e gli manda un fax, che a prescindere ormai i fax credo che siano desueti, un fax che neanche è collegato e probabilmente neanche funziona. Quello sicuramente non ci ha speso soldi per quel fax perché l'avrà trovato in qualche discarica. Però la cosa strana è che lei non si fa troppe domande su come sia stato troppo accondiscendente il padre, perché si vedeva che lui non vedeva l'ora di tornare perché si doveva fare un'altra dose. Esattamente, Si infatti doveva. quando dopo Sophie dice a Mary, fa guarda che tuo padre si fa di snakebite, ha trovato questa. No, 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 no. E invece sì. E quindi qua la storyline si infittisce. Probabilmente con questa snakebite secondo me ci rimane secco. Quando andrai in overdose oppure. Credo di sì. È vero pure che adesso ogni volta che vedo, tipo anche Ocean, quando era stato colpito, ho pensato male che vada, comunque Batwoman ora hanno la rosa del deserto e quindi possono comprare a salvarlo. Ormai praticamente possono, se vogliono, possono salvare chiunque. Però per Jacob non lo so, francamente.
che io credo sì che andrà a finire lui la All'obitorio. miglior vita. Vedremo, Credo di vedremo. sì. Va bene, Andrea, ancora qualcosa da dire? Noi siamo. Mi pare di no, sto vedendo qui, no, parlavo del fatto della Batwoman, della vendetta, del combo dei due che mi è piaciuto tantissimo, di questa Circe che non mi aspettavo, l'avrebbero reintrodotta come praticamente una serie. Praticamente è una nuova Zaz, lei praticamente, perché va e Victor ammazza. Zaz. Riapparirà, non so se magari è stato semplicemente un cameo lì, però credo che dato che a me era piaciuto, probabile che magari lo ritireranno fuori, magari prima della fine Della della puntata, stagione. della stagione, lo tireranno fuori. Quello che posso dire è che comunque i prossimi appuntamenti sono confermati, perché comunque Batwoman ogni tanto qualche domenica la salta, però ora dobbiamo aver finito con Oscar, cerimonie, Super Bowl, eccetera. E la puntata prossima si intitola Ti darò un indizio. Indizio su che cosa? Perché quello che io credo comunque, perché noi avevamo visto, ecco una cosa che avevo dimenticato di dire, avevamo visto che comunque quando Alice si rincontra con Ocean, nonostante siano ancora sotto questa sorta di incantesimo, hanno dei frammenti di memoria. Ora che Kate Kane barra Circe si trova a relazionarsi in qualche maniera con Alice barra Beth, io credo che qualche sprazzo di ricordo possa Si prestino. riaffiorare. Non lo so, però io immagino che qualche cosa, magari la puntata prossima, semplicemente così, un momento che magari anche che lo ignora. Nel Quindi i poteri di senso che magari Enigma non non pensa. sono efficaci al 100%. No. Anche perché comunque guarda, se lei può. Diciamo, renderlo reversibile significa che non è veramente una cosa definitiva, altrimenti neanche lei potrebbe, perché lei semplicemente non va a cancellare, va semplicemente a mettere sotto chiave alcuni ricordi che comunque possono essere sbloccati, quindi non vengono cancellati, vengono semplicemente temporaneamente messi in, diciamo, sotto chiave. Esatto. Quindi mi immagino che possa succedere e sarebbe interessante questa cosa qua. Vedremo. E poi Enigma resta comunque un enigma, ve lo dico. Ok, Andrea, noi ci rivediamo. Forse domani, non è detto, con Legend of Tomorrow, perché Legend of Tomorrow ovviamente non è ancora uscita. Quindi non possiamo recuperare la puntata. E comunque credo che sabato e domenica ci saranno gli appuntamenti di Supergirl e di The Flash. Con Batwoman ci rivediamo mercoledì prossimo. Assolutamente. Esatto. Assolutamente. E Vediamo e sono contento. Anche la prossima settimana 4 serie. Forse 5 puntate. hai letto che Stargirl è già stata rinnovata per una terza sta stagione? No. Sì, è stata già ri rinnovata per una terza. Quindi la seconda deve ancora uscire e uscirà, ti avevo mandato quando era ad agosto, mi pare, no? Agosto, sì. Agosto, e hanno già rinnovato per una terza stagione, mentre Pennyworth, che comunque noi non trattiamo, però sempre parlando del mondo CW, a quanto pare passerà a HBO Max. Quindi Io ho letto che vediamo qua. però Stargirl dovrà essere 22 episodi, la seconda, o sono 13? No, dovrebbero essere sempre 13. Fammi andare a vedere io nei miei appuntini che avevo scritto qualche tempo fa. Stargirl 13. Ok, No, 13. mi era sembrato di aver letto che erano 22 episodi. Probabilmente Se li hanno hanno divisi in cambiato, non lo due. so. Probabilmente erano 20, 20 qualcosa. E E quindi hanno può darci pure rinnovato che per la terza. fanno. Esatto. Però mi pare che l'ultima volta che avevo controllato si parlava di 13 episodi. Sì, anche perché mi Sì. sembra che poi ad ottobre ripartano. Se esce ad agosto fino a settembre, ottobre inoltrato, non finisce. Quindi Esatto. probabilmente dopo ripartirà la nuova stagione CW e torniamo con The Flash, Batwoman ovviamente, perché Batwoman sarà la prima a finire.
e Superman e Lois che finirà anche questa. Perché Esatto. poi da luglio, giusto? Da luglio ritornerà Supergirl. No, Superman il 24 agosto. 24 agosto, quando è che ricomincia? Ah, a Supergirl. luglio ricomincia Legend of Tomorrow dopo la pausa che si prenderà. Esatto, Legends è iniziato, però farà una piccola pausa, dopo poi riprenderà a luglio. Supergirl finisce negli Stati Uniti, parliamo ovviamente, finisce l'11 maggio finisce Supergirl e poi si prendono una pausa di 3 mesi e qualcosa, però vi dico di più quello che penso di questa lunga pausa nel video di Supergirl. Quindi se siete Assolutamente. curiosi, veniteci a seguire. Va bene, grazie mille Andrea, noi ci rivediamo la prossima settimana e comunque con anche tutti gli altri video dell'Arrowverse del canale che ce ne sono tantissimi. Adesso ci sono nuovi video, c'è American Pie, c'è Fast and Furious, piloti sotto copertura. Avete solo che l'imbarazzo della scelta. Grazie, Grazie e buona alla giornata. prossima.